Buongiorno ragazze, un po' meno buongiorno a Nala che sta continuando a ronfare sul divano. Nottata devastante, veramente devastante. Ho fatto un sacco di incubi. Ho sognato Jack Nicholson nella versione Shining che mi inseguiva lanciandomi degli attrezzi da cucina, tipo mestoli e cose. E io che tiravo giù il tavolo tipo scudo con un uomo che non so chi sia, una figura sconosciuta che mi aiutava a salvarmi. Non era Riccardo, non so Riccardo dove fosse in quel momento, però lui dice che in realtà c'era in quel sogno e che non l'avevo visto. Vabbè, comunque, nottataccia veramente devastante, grazie a un film che abbiamo visto ieri sera che vi sconsiglio, non guardatelo, che mi pare su Netflix, mi pare si intitoli Nell'erba alta, una cosa del genere, veramente inquietante. Vabbè, ormai è andata. Allora, benvenuti in questo vlog dove comanderete un po' la mia giornata tramite dei sondaggi su Instagram. Quindi, se non mi segui ancora su Instagram, molto male perché puoi partecipare a queste cose simpatiche che ogni tanto faccio. Quindi, lascio il nome qui sotto come sempre e link diretto nell'info box. E bando alle ciance, ho chiesto nel primissimo sondaggio, che adesso guarderemo insieme, se devo tenere i capelli arruffati così o se devo dargli una sistemata, una stirata. Per ora vi ringrazio, siete così clementi con me. Si parte con i sondaggi, state connesse per comandare la mia giornata e poi ho messo il primo sondaggio, che è questo qui. Devo rimanere, scusate l'unghia. Mi è partito il gel. Devo rimanere con i capelli così arruffati o li stiro e li sistemo? È venuto fuori, direi, un sistemali. Quindi andiamo a sistemare i capelli, tanto per cominciare. Spero che dopo mi diciate di sistemare anche le unghie perché sono tremende. Allora, tocchiamo la spina della mia piastra preferita. Questa qua me l'ero regalata per il mio compleanno. Mi piace un sacco. E a infrarossi, molto carina. Ok, attendiamo pochi secondi che si scalda e andiamo a sistemare questi capelli. Mentre stiro i capelli, faccio già la prossima storia in cui voglio chiedervi se mi devo truccare per farmi bella per quando arriva Riccardo o se devo rimanere struccata. Vediamo un po' quanto siete cattive. Allora, mi voglio mettere ancora giusto perché li ho lavati ieri sera i capelli, ieri pomeriggio, e poi non ho avuto il tempo di stirarli, per quello vi ho fatto anche il sondaggio se lasciarli, diciamo, mossi, un po' arruffati, ovviamente essendomi svegliata, o un nodo, o se sistemarli. Ovviamente ho sperato fino alla fine che poi mi diceste di sistemarli. Questi cristalli liquidi rivitalizzanti, giusto per... Tendo a metterli sempre abbastanza sulle punte perché tendono un po' a ungere il capello lievemente perché comunque li nutrono, però... Quanti capelli che perdo, ragazzi. Potete capire quanti ne perdo e non li voglio tagliare perché a me piacciono lunghi. Poi sono proprio arrivata a un record che non ho mai raggiunto praticamente in vita mia, li ho sempre voluti lunghi. Adesso proverò ad andare anche in farmacia, tanto non allatto più io, quindi
prendere qualcosa di potente per sti capelli perché mi scoccia proprio tagliarli, cioè mi piacciono lunghi e non vedo l'ora che cresca sto ciuffo perché, cioè, in realtà è più bello col ciuffo perché, non lo so, fa un po' mortisia, no? Così, vedete, quando sono molto lunghi senza il ciuffo. Sono proprio io che non lo so tenere il ciuffo, cioè non riesco a trovargli un senso nel mondo e quindi alla fine lo butto lì a cavolo e sembra una tenda praticamente. Quindi se avete consigli sul ciuffo, scrivetemi nei commenti. Cioè, così non mi piace, mi sa di riporto, non lo so. Cioè, il ciuffo troppo di lato, a parte che non ho proprio la piega, quindi neanche mi sta. Cioè, guardate. Bisognerà fargli una piega, ovviamente. Però se anche gliela faccio, cioè, insomma, alla fine lo tengo tipo tenda. O a sto punto metterò una molletta. Non mi piace manco la molletta. Vabbè, ragazze, mi inventerò qualcosa, facciamogli una piega un po' più arrotondata, che così sembra meno tenda. Voilà, accontentiamoci. Boh, i capelli sono a posto. Ora guardo cosa avete risposto al sondaggio sul truccarmi. Allora, il 61% dice che mi devo truccare, il 39% sta in naturale, quindi via il trucco. Ci tenevo a farvi notare le mie sfighe. Questo liner mi piaceva tantissimo dell'Astra, che si è anche cancellato la marca, ma vabbè. E l'altro giorno lo stavo utilizzando e vedo il pennellino praticamente staccato. E ho detto, oh cavolo, si sta staccando. Forse se ce la faccio a lavarlo, tappare il lavandino prima che vada giù, lavarlo e incollarlo con l'attac, forse riesco a recuperare tutto l'eyeliner che c'è qui dentro, perché ce n'è ancora tanto. Invece, tempo che ho detto così, appena l'ho tirato via, pluff, è andato dentro. Quindi io adesso non ho più il pennellino, quindi cosa faccio? Io solitamente per non buttarlo, e più che altro per avere il tempo di andarne a comprare un altro, sto utilizzando questo qui della Pupa, che è scarico, giusto solo il pennellino, e lo infilo qui dentro e così recupero l'inchiostro, diciamo, chiamiamolo inchiostro, e almeno riesco a mettermi l'eyeliner, perché altrimenti non ne ho un altro di riserva, quindi vabbè. Trucco finito, molto semplice,
però almeno sono più curata, più sistemata, quindi grazie ragazze. Adesso vi voglio chiedere un'altra cosa. Io ho fatto l'ultimo sondaggio, cioè l'ultimo, il prossimo sondaggio in cui vi chiedo appunto, vi avviso che devo fare ancora colazione, ma che è già mezzogiorno, quindi vi chiedo di scegliere tra cercare qualcosa per pranzo in base a cosa è rimasto perché dobbiamo fare la spesa o ordinare un panino del McDonald's. Quindi nel frattempo metto la macchinetta sotto carica perché scarica e vado dalla bimba che mi chiama, che si è svegliata. Vedremo cosa sceglierete per il mio pranzo. Ciao piccolina! C'è anche lei nel video di oggi! Sì! Dopo facciamo scegliere anche alle tesorine cosa metterti per il ritorno di papà. Che dici? Sì? Facciamo scegliere allora! Allora, sto andando a controllare l'ultimo sondaggio, quello sul cosa mangiare per pranzo. È andato via! Il 53% sceglie il McDonald's e il 47% il frigo. Aspettate se lo vedete. Ok. E quindi mi tocca ordinare un panino al Mac. Quindi fiondiamoci a ordinare su Glovo. Allora, eccoci qua su Glovo. Allora, volevo prendere quello meno caro, ovvero il cheeseburger menù a 4,90, ma mi fa pagare il supplemento, quindi non merita pagare per nulla. Quindi a sto punto farei un menù Big Mac, no, facciamo, cambiamo, dai, facciamo il McChicken che è anche un po' più leggero. Patatine normali, patatine medie, Coca-Cola zero e voilà. L'uovo sta arrivando con il mio pranzetto, una fame pazzesca, tra l'altro ho preso un panino in più per Riccardo così quando arriva ha uno spuntino anche per lui. E tanto comunque ero sotto cifra perché se non superi almeno gli 8 euro mi pare ti fanno pagare 2 euro di supplemento che davvero non ha senso. E se sentite musichette è la mia bimba che gioca sulla sdraietta. E vi ho messo un ulteriore sondaggio molto divertente dove vi dico appunto di scegliere se farmi pulire casa cantando o se stare sul divano e Netflix e guardarmi Netflix mentre aspetto il pranzo. Ovviamente vi ho messo mentre aspetto che il pranzo sia pronto così da non darvi indizi su come mangerò, se Mac o casa. E niente, ora aspettiamo e vediamo. Ragazze, mi sa che è arrivato Glovo. Chi è? Sì, secondo piano. È già arrivato il pranzo, ragazze. Vorrà dire che pulirò dopo cantando perché il sondaggio ha vinto così. Allora, io adesso mi metto qua, sperando che non cada per terra. Ok. Dove mi metto? Nala, vai a cuccia. Ciao. Grazie. Ciao, ciao, arrivederci. Ragazze, questo Glover, com'è che si chiamano? Mi ha fatto l'inchino. Quando ho messo la firma, mi ha fatto così. Che carino. Ovviamente recensione positiva. Allora, adesso mangio. Ovviamente mangerò anche con voi, però non vorrei venisse un video troppo lungo e sembra stia vincendo il pulire casa cantando, quindi lo farò dopo, prima pranzo. C'è Alessandra che si sta guardando Nala, mi fa morire. Io mangio molto velocemente qui con voi, appunto seduta sul divano. A me piace farlo, lo so che a voi magari non fa impazzire, ma ogni tanto ci sta.
Ho una fame che non ci vedo, come vi ho detto non ho fatto neanche colazione. Oh che bello, mi hanno mandato la cannuccia. Ovviamente non sarà un video mukbang, ragazze. Adesso vi chiedo, anzi non ve lo chiedo perché tanto so già che mi direste sì, mangia con noi. Però viene un video troppo lungo, quindi farò qualche pezzettino qui e là. Ale si sta guardando i Trolls. E Nala mi sta supplicando, come sempre. C'è stata molta disparità per decidere appunto cosa farmi mangiare. Li ho messi anche un po' alla prova, visto che insomma tutti mi dite che devo mangiare meglio, invece tantissime di voi hanno votato Mac. Qua c'è il panino per Riccardo, che purtroppo mangerà freddo, ma perché arriverà tra un po' di ore. E qua c'è il mio McChicken normale, piccolino. Ma quanto è stato carino questo qui che ha consegnato, veramente. C'è un'umiltà, una carineria veramente mai vista. Addirittura l'inchino. Che dolce. Vabbè, buon appetito ragazze. Mamma mia, hanno messo 8 kg di insalata. Cioè, veramente troppa. Sborda ovunque. Pasticciona. Hanno messo un sacco di maionese. Guardiamo il lato positivo. Ricarico le energie per pulire casa cantando, visto che avete votato quello. Qui a Torino, almeno, non so nelle vostre città, fatemi poi sapere, ma qui vi assicuro che fa freddo freddo, poi non c'è neanche il sole oggi, quindi adesso appena finisco vado a dare una pulita a casa cantando, anche perché il grosso l'ho fatto già stamattina, tipo i letti, queste cose qua. Devo fare principalmente aspirare casa e lavare. Quindi aspirerò e spolvererò casa cantando. Cosa canto? Boh. Magari qualcosa di, non lo so, improvviserò. Alla fine è venuto fuori anche un mini mukbang, praticamente. Tra l'altro, se questo video vi è piaciuto, spolliciate, così capirò che ne vorrete vedere altri di video, vlog in cui comandate voi la mia giornata. Se non siete ancora iscritti, anche Ale si sta arrabbiando, mi raccomando, cliccate su iscriviti e attivate la campanella. Direi che sono sazia. Se ci pensate, però, Coca-Cola grande, cioè bella grande, insomma, un bel paninone e le patatine, 6,90 euro, poco. Io avrei preso quello da 4,90 euro, che comunque ancora meno. Però mi avrebbero fatto pagare 2 euro così di supplemento, non ha senso. Quindi quei 2 euro, 4,90, 5,90, 6,90, li ho messi per un menù che mi piace di più. No. Cosa dici, Ale?
Non lo saprei mai, mamma. Vado a finire di mangiare, tanto mi manca questo. E via con le pulizie canterine. Perché mi fate fare queste cose? Allora, aggiungiamo. No, qual è? Aspettate questo. Perché non va? Anche l'aspirapolvere si rifiuta di sentirmi cantare. Ok. Allora, aspettate. Che canzone canto, ragazze? Aiuto! E poi sarà come morire nell'inferno che imprigiona. E se ti chiamo amore, tu non ridere. Se ti chiamo amore, amore che non vola, che ti sfiora il viso e ti abbandona, amore che si chiede di fa respirare, poi ti uccide, poi e poi 5 giorni che ti ho perso, 5 lacrime cadute ed io. Na 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 na. Fattoria, ia ia oh, c'è il cane, cane, cacca, cane, quello lo fate voi. Nella vecchia fattoria, ia ia oh, c'è il gatto mau, gatto mau, cacca, gatto mau. Nella vecchia fattoria, ia ia oh, zan zan, con te partirò. Con te adesso sì li vivrò, con te partirò. Ok, direi che questa non va bene. In fondo al mare, in fondo al mare, in fondo al mare, in fondo al mare. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. In fondo al mar. Allora, io volevo cambiare un po' questa bimba un po' monella, sì sì, un po' monella, e sono indecisa se metterle la tutina di Bambi che le abbiamo preso da poco, oppure questa qui che avevo preso, se ricordate, in saldo da Universo Bimbo, che è anche molto bella. Ed è un pochettino più leggera, però fa abbastanza freschino oggi, quindi forse questa in ciniglia sarebbe un'opzione migliore, che la terrebbe più calda. Ora attendiamo, perché ho messo una storia che adesso controlliamo. Bisogna star qua perché sei pericolosa. Je t'aime, eh? Allora, vediamo un po'. Allora, per il momento, visto che io la devo assolutamente cambiare, 75% Bambi, quindi andata di Ciniglia Bambi. Pronti? Andiamo a cambiarci, Monella! Guardate che carino, ho fatto tutta un'atmosfera romantica. E ho messo una storia su Instagram in cui vi chiedevo se quando arrivava Riccardo dovevo ignorarlo totalmente per 10 minuti o abbracciarlo forte, e per il momento vince proprio la stragrande. Vi faccio vedere, abbraccia con il 64%, quindi appena arriva mi accozzo a lui e lo abbraccio forte.
Me l'hanno chiesto loro. C'era la scelta: o ignoro Riccardo per 10 minuti di fila facendo finta che non esista. Ma sì. O abbraccialo forte, quindi. Amore, bentornato. Fammi un favore, va. Tu che mi ami tanto, me lo fai un tè? Dai, fammi un tè. Questa giornata fredda. Vabbè, non è. Grazie. C'è il mio anche. Adesso vado a prenderlo. Mi fai un tè? Meno male. Anche perché non so se. Ma qui da noi diluvia proprio. Cioè. Diluvia, no, piove. No, piove tanto. Prima diluviava. Adesso ha smesso. Che pure che c'è un pugno. È piccolo piccolo però, perché non potevo spendere tanto. Lo fai? Ma no, non lo voglio il tè. Non lo voglio. Arriva strisciando i piedi perché io, poi io, perché io. Ecco qua. 70... Brutte persone cattive antipatiche. 72% Riccardo. Roberta si riposa visto che ha già pulito tutta casa, quindi tocca a te. Accendi una luce, non si vede niente. Noi invece abbiamo appena fatto merenda con uno yogurtino alla pera. Che buono lo yogurtino. E papà invece cosa fa? Cosa fa papà? La lavatrice. La lavatrice grugnisce, papà grugnisce, amore della mamma. E papà fa la lavatrice, poi dopo stende e noi mentre ci rilassiamo. Mi pare l'euforia. Quando c'è la gioia. Non dico io perché mi sono alzato, dillo, sei colato, dillo. E quindi? Eh? Io mi sono alzato un'ora dopo di te. Ma co... Alle 6:30. E io che ora mi sono alzato? Alle 5:30. Ma cosa dici? Ti muovi, lamentone, a quest'ora l'hai già finito, su. Io mi sono alzato alle 3:30. Sì, vabbè, dai. Alle 2. Dai, dai, su, su. Maria, che ragna. Oh, quante ne metti? Non scende. Ne metto quante ne serve. Ma lo sapete oggi che giorno è, tra l'altro? Diglielo un po' anche tu. Lo sapete che giorno è oggi? È il mio mesiversario! Eh? È il mio mesiversario! 8 mesi d'amore con te. Auguri, amore mio. Auguri. Allora, come scelto da voi, a cosa vuoi farci giocare? Avete scelto per il 74% Super Mario Party e infatti siamo qui che giochiamo a Super Mario Party. Ma perché? Perché? Ma perché? Se sto andando veloce. Ma sto andando velocissimo. No. Vai! Questa me la pagate? Sì, me sì, la pagherete sì. Tutte. Voi dite lì, sì. Eccoci alla storia finale.
E l'ultima della giornata, abbiamo cenato, ma non vi ho messo un sondaggio perché, come vi ho detto, a pranzo non c'era più niente per mangiare, praticamente il frigo è vuoto. Quindi domani andremo all'Eurospin a fare un po' di spesa. E insomma, quindi c'era poco da scegliere, abbiamo fatto un piatto di pasta molto semplice. E l'ultima storia che ho messo è: mi strucco velocemente con le salviette o applico acqua micellare e poi crema viso? Ha vinto acqua micellare e poi crema viso, quindi uno struccaggio di quelli come si deve. E ne sono stata molto contenta, anche perché non amo le salviettine struccanti, cioè nel senso, se sono in giro e mi sbavo e succede qualcosa, allora sì, però tendenzialmente tendo a utilizzare questa qua, che tra l'altro è diventata la mia acqua micellare preferita. Mi strucca veramente molto bene e la trovo da Tigotà, che ho qui vicino a casa, che è come un acqua e sapone. Che presa, ragazze, che presa! E questa qui della Nivea, che è uscita anche abbastanza da poco, mi pare che la pubblicizzasse in TV anche Clio Makeup. E Micellare Skin Brief Professional acqua micellare bifase, devo dire che è professional davvero, veramente super. Strucca anche il trucco waterproof a lunga tenuta. Io utilizzo quasi tutto waterproof, sia il mascara che l'eyeliner sono tutti e due waterproof. Io è difficile che abbia trucchi non waterproof, però questo qua veramente strucca benissimo, cioè vedete, tolto subito proprio, cioè una cosa che non succede con tutte le acque micellari. Per esempio con quella della Garnier ne devo utilizzare 8 kg, anzi 8 litri prima che mi strucco, quindi non penso che la comprerò più, non mi è piaciuta, però sarà un mio modesto parere, magari alcune di voi si sono trovate bene con quella classica della Garnier, che è sempre un bottiglione tipo questo da 400, mi pare, 400 ml. Però insomma mi trovo meglio con questa qua. Tra l'altro sto video secondo me è venuto lunghissimo, io spero che non duri eccessivamente, diversamente magari con i tagli diventerà un video normale, diversamente ve lo farò in due parti, non lo so, ve lo lascerò lungo, tanto amate sempre di tanto i video lunghi, me li chiedete sempre, quindi ne sarete solo felici secondo me. Alla fine non vi ho fatto il sondaggio sulle unghie perché non ho avuto assolutamente tempo oggi, tra il video, tra i bambini, tra la cena, tra lo insomma tra mille faccende anche di casa non ce l'avrei fatta, anche perché togliere il gel mi richiede comunque un'ora e mezza almeno, cioè ci va un po' insomma a star lì con la fresa a togliere. E quindi non lo so, non so neanche se le rifarò, se perché comunque il materiale che ho io purtroppo è tanto che non lo utilizzo ed è un po' scadente proprio perché ha tanti anni, quindi mi sa che devo buttare un po' tutto, ahimè. Però insomma, quando vorrò le unghie me le farò fare a sto punto, perché stare a comprare di nuovo tutto il materiale mi costa molto di più e basta. Voilà. Applico poi questa crema qui che mi aveva regalato la mia amica Silvia, della Venus, crema da giorno idratante protettiva, idrata diciamo, non ho creme notte, quindi vado a mettere questa, tanto è uguale. Voilà. Così la provo, tra l'altro ha un buonissimo profumo, molto molto delicato. E ho anche un altro kit della Clinians che mi ha sempre regalato lei, che non vedo l'ora di utilizzare, però prima finirò questa crema qui. Buonissimo, il profumo è veramente qualcosa di super.
veramente veramente buona e molto rilassante. A me sinceramente piacciono tanto le creme, ma devo aver fortuna a beccare profumi che mi piacciono, perché altrimenti non le metto. Altrimenti non le metto proprio. E invece questa qua sono stata fortunata perché ha un profumo veramente molto buono. Spero che abbia lo stesso buon profumo anche quella che mi ha regalato della Clinians. La utilizzerei comunque perché non mi piace sprecare, però sinceramente se ha un buon profumo ancora più mi invoglia ancora di più. Ok, tra l'altro mi manca tantissimo lo struccante della Jouer, come si chiama, che avevo terminato, che mi aveva mandato Sistiana, che è veramente super super buono, c'è un profumo pazzesco, però è un po' caro, quindi quando capita un'offerta che la trovo in farmacia, perché è un prodotto di farmacia, si trova anche online su Amazon, però il prezzo è pieno, quindi aspetto qualche offerta. Anzi, se la vedete in offerta e siete di Torino, comunicatemelo. E niente, ora vado a lavarmi i denti, ragazze. Io spero che questo video lunghissimo, ma che avete deciso 100% voi, vi sia piaciuto. Spero di avervi tenuto compagnia. Se volete altri video di questo tipo, tanti tanti pollici in su. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti e seguitemi su Instagram se ancora non mi seguite, perché praticamente tutte le decisioni sono state prese da chi ha Instagram sulle storie, quindi vi lascio il mio nome sempre qui in questo spazietto qua. Avete anche il link nell'info box. Un bacione grande e buonanotte, ciao!